dire molto, ma vi parlerò di Linux nei sistemi embedded. Se siete qui si presume che abbiate almeno qualche idea di che cosa è Linux, forse a tutti non è chiaro che cosa è un sistema embedded, e quindi ve lo spiego. Allora, guardiamo qualche fotografia. Questo è un router ADSL, come quelli che molti di voi hanno a casa. Questa è una televisione, questo è un terminale POS per pagare nei negozi, questo è una macchina industriale per taglio laser e questa è una stampante 3D, più o meno come quella che avete visto poco fa. Ma non solo, qui abbiamo anche altri oggetti, come per esempio questo Media Center, che vi permette di vedere film, fotografie, ascoltare musica, eccetera, direttamente dalla televisione di casa. E in realtà la televisione non fa queste cose, queste funzioni vengono svolte interamente da questa piccola scheda, la Raspberry Pi, che probabilmente avete già sentito nominare e che ha un costo di 35-40 euro e che permette di fare tutte queste cose. Poi qui abbiamo un videocitofono e tutti questi oggetti qui non sono dei computer nel senso classico, ovvero non hanno uno schermo, una tastiera, un mouse, un DVD per installare programmi, eccetera, ma al loro interno contengono dei computer più o meno potenti e che fanno parte dell'oggetto stesso. Allora, che cos'è un sistema embedded? È un computer, ma non ne ha l'aspetto classico, perché è un computer incorporato all'interno di un altro oggetto di cui fa parte e che gli permette di svolgere una certa funzione. Infatti questo software è programmato per svolgere una specifica applicazione, ad esempio solo per fare il Media Center o solo per fare la stampante 3D. Normalmente in una stampante 3D non metto altri software se non quelli per fargli fare la stampante 3D, non metto videogiochi, non metto programmi per videoscrittura, eccetera. Infine, che era una caratteristica tipica dei sistemi embedded, è che hanno una piattaforma hardware, cioè l'elettronica che c'è all'interno, è sviluppata ad hoc per fare quella funzione. Allora, vediamo una semplicissima visione del mondo dei sistemi embedded. Sull'asse orizzontale abbiamo le risorse disponibili, potenza della CPU, quantità di memoria, e sull'asse verticale abbiamo il costo e la complessità del sistema. Abbiamo dei sistemi embedded che sono come per esempio il forno microonde, che ha un'elettronica semplicissima con pochi tasti, un display magari a 7 segmenti e gestisce qualche timer e poco altro, attiva un paio di uscite, quindi con un'elettronica semplicissima, anche più semplice di un Arduino base, avete comunque un minuscolo computer che svolge una serie di funzioni, c'è un software dentro che gira. All'estremità opposta ho messo un terminale bancomat, è un tipico esempio in cui, diversamente dal microonde, non ho l'esigenza che quell'oggetto costi, abbia un costo limato al centesimo di euro. Non ci sono grossi problemi di costo, al contrario ho esigenza di grande affidabilità. Se anche mi costa un po' di più non fa niente, l'importante è che funzioni bene e che magari non eroghi una banconota di troppo per sbaglio. E quindi lì spesso su macchine di questo tipo non c'è nemmeno una vera elettronica dedicata, c'è un PC, un computer magari industriale ma con le stesse caratteristiche di un PC domestico, però ha comunque un po' di hardware dedicato, perché la stampante di scontrini, l'erogatrice delle banconote, il lettore di schede, quelli in un PC non ce li ho. Quindi diciamo la fascia estrema dei sistemi embedded che si avvicina al mondo dei computer tradizionali. Al centro invece abbiamo quei sistemi che hanno una potenza, una dotazione di elettronica intermedia fra i due però un costo comunque abbastanza ritagliato, che non deve essere eccessivo, e questo è il mondo tipico in cui è possibile far funzionare Linux su questi tipi di dispositivi. Ho disegnato una televisione, oggigiorno oltre il 90% delle televisioni ha Linux al suo interno, ma potrebbe essere uno qualsiasi di questi oggetti o molte altre cose che voi avete in casa. Allora, Linux nei sistemi embedded è in diffusione crescente. Dati dell'anno scorso danno il 55% del mercato dei sistemi embedded oggetti che contengono Linux. Perché si sta diffondendo così tanto? Per riuscire a capirlo vi
do una panoramica di come è fatto il software che gira all'interno di un computer, che sia un portatile, un server oppure uno di questi sistemi embedded, l'idea è esattamente la stessa. Abbiamo nella parte bassa, quella in grigio, abbiamo i componenti più critici, il cuore vero e proprio del sistema, in particolare il kernel di Linux. Poi vediamo bene che cosa è. Comunque è un elemento estremamente importante e critico su cui si appoggia tutto il resto. All'estremo in alto invece abbiamo le applicazioni, sono i programmi che più o meno interattivamente utilizziamo, quindi ad esempio il Media Center, che magari adesso possiamo anche spegnerlo, se no non guardate me. Quindi l'interfaccia grafica del Media Center con i suoi menu è un programma che gira su questo hardware. L'interfaccia utente di questo videocitofono è un altro programma che gira, che sono programmi che io uso direttamente o magari indirettamente tramite la rete. In mezzo ci sono poi dei rettangoli verdi che sono le librerie. Chi scrive software dovrebbe avere un'idea di cosa sono. Sono comunque dei mattoncini di funzioni che da soli non fanno niente, ma possono essere utilizzati per costruire degli applicativi. Cosicché se tanti applicativi hanno bisogno di fare cose simili, possono tutti usare la stessa libreria ed evitare di reimplementarsi tutto da zero. Allora, vista questa immagine, sono in grado di spiegarvi i vantaggi di Linux in un sistema embedded. Allora, un vantaggio è che, essendo Linux open source, non ha costi di licenza. Voi tenete in conto che oggetti di largo consumo, come la televisione, hanno una esigenza di avere dei prezzi contenuti il più possibile. Se il produttore di questa televisione produce 1 milione di pezzi e su ciascun pezzo riesce a risparmiare 1 euro, è 1 milione di euro risparmiato per l'azienda. E quindi si fa un hardware estremamente ritagliato, ma se poi devo pagare 10 euro per la licenza di un sistema operativo, tutto è inutile. Quindi un vantaggio di Linux è evidente. Ma i vantaggi di tipo tecnico sono ancora di più. Tutto l'ecosistema Linux e nell'ecosistema open source esiste una montagna di software esistente, pronto, funzionante o meno, o magari non perfetto, ma comunque già in buono stato, da cui posso partire per assemblare il mio prodotto. Inoltre, se io uso software open source, questo software è personalizzabile in ogni minimo dettaglio. Io, se ho un software che funziona al 90% come voglio, posso modificare quell'ultimo 1% o ogni singola riga di codice. Se ho il tempo e la necessità di farlo, lo posso fare. Inoltre Linux è un sistema affidabile, efficiente, in grado di utilizzare meno risorse rispetto ad altri sistemi operativi. E infine un sistema Linux è formato da molti pezzi, i quadrati che abbiamo visto nella slide di prima. Quasi nessuno di questi pezzi è obbligatorio e molti hanno dei sostituti, per cui se un pezzo non mi va bene lo posso sostituire con un altro, magari perché è più compatto, magari è più veloce, magari è più affidabile e così via. Quindi è molto più flessibile e personalizzabile rispetto ad una soluzione, diciamo, chiave in mano. Questi li abbiamo visti. Allora, però realizzare un sistema embedded con Linux non è come installare Ubuntu su un PC. Per installare Ubuntu scarico il DVD, lo masterizzo, lo metto su una chiavetta, lo metto nel lettore, installo, avanti, fine, e me lo trovo funzionante. Questo perché? Per tanti motivi. Ne vediamo tre e vediamo come invece nel mondo embedded cambia la cosa. Allora, innanzitutto, come vi ho detto, in un sistema embedded le risorse disponibili sono spesso limitate, per motivi di costo ad esempio, e su un PC ad esempio vediamo la velocità del processore, per esempio solitamente siamo tra i 2 e i 3 GHz grosso modo, su questi ordini di grandezza. Su un cellulare abbiamo qualcosa meno, ma comunque si parla di GHz. Su un sistema embedded posso tranquillamente andare dai 100 MHz, un sistema embedded con Linux posso andare dai 100 MHz indicativamente fino a velocità pari a quelle dei PC o dei server più veloci. Qualcosa del genere succede anche con la RAM, dove su un PC non ha senso più parlare di megabyte, perché meno di 4 GB non li trovate più da nessuna parte. Su un sistema embedded Linux
funziona tranquillamente con 8 megabyte di memoria, tranquillamente. Ritagliandolo a dovere funziona con 8 MB di memoria. Molti router ADSL che trovate in commercio hanno 8 o 16 MB di memoria tuttora. Lo stesso vale per lo storage, quindi l'hard disk del computer è molto capiente, in alcuni dispositivi embedded posso avere 8 MB, 16 MB di flash. Ancora una volta i router ADSL sono un esempio di questo, di hardware molto limitato. Allora, quindi come faccio a far stare Linux dentro ad un sistema con risorse molto limitate? Ovviamente non ci metto la distribuzione che uso sul PC, non ci metto Ubuntu, non ci metto Fedora, eccetera, neanche una delle versioni magari più leggere. Probabilmente dovrò scegliere dei componenti ancora più leggeri, ancora più piccoli. Vediamo uno dei componenti che abbiamo visto prima, le librerie. Ne scegliamo una, quella più importante, la libreria C, più importante perché quella la trovate su qualsiasi sistema Linux. Ce ne sono moltissime altre di cui potremmo parlare, ma questa è un esempio più che sufficiente per capire il concetto. Su tutti i PC avete la libreria, quella che implementa le funzioni base del linguaggio C, dalla malloc alla printf, eccetera. Sui PC normalmente avete la libreria GNU/libc che indicativamente sta intorno ai 2 MB di occupazione di spazio, è completa, è conforme agli standard, è particolarmente affidabile, eccetera, però se devo ritagliare molto sullo spazio occupato, molto spesso nei sistemi embedded si usa MicroCLC, che è una libreria scritta pensata appositamente per i sistemi embedded per essere compatta e occupa meno della metà. Inoltre è configurabile, quindi posso scegliere di non attivare certi componenti che non mi servono per risparmiare ulteriormente spazio. Esistono anche altre alternative, ancora più compatte, ma più vado sul compatto e più devo stare attento a quello che faccio, devo assicurarmi che non manchi qualche piccolo pezzo, qualche dettaglio che a me serve, e poi devo stare attento a attivare ciò che mi serve. Un altro dei pezzi del puzzle che abbiamo visto prima sono gli applicativi, i programmi. Allora, non mettetevi a leggerli tutti. Questo è un elenco di programmi di eseguibili che sono più o meno tutti normalmente presenti su una distribuzione Linux, che si usano, credo, tutti a riga di comando. Sono comandi di base, dal comando cd per entrare in una directory, o piuttosto i comandi per copiare file, per analizzare lo stato del sistema, i processi di esecuzione, eccetera. Quindi comandi molto basilari e molto utili quando, non tanto per l'utente magari, ma soprattutto per chi deve alzare il cofano e lavorare a quella macchina per farla funzionare o per fare manutenzione. Ecco, ognuno di questi programmi, nei PC normalmente, è un file sul disco fisso. Un file si porta dietro un peso di byte solo per il fatto di esistere, e non solo. Tutti questi programmi che trovate sul PC sono realizzati, implementati, avendo in mente ancora una volta la portabilità, la sicurezza, avere molte funzioni che a qualche utente possono servire, magari anche funzioni di uso molto raro, e che su un sistema embedded non vi servono. I sistemi embedded esiste un'alternativa a tutto questo che si chiama BusyBox. BusyBox è un unico programma, non sono tanti eseguibili come di prima, è un eseguibile unico che però realizza al suo interno tutti quei comandi che avete visto prima, che quindi sono una grossa fetta di ciò che dovrete avere sul vostro sistema embedded. Avere un unico eseguibile già di suo riesce a compattare per evitare quelle piccole parti comuni tra un eseguibile e l'altro, che sono comunque inevitabili. Inoltre è stato scritto pensando ai sistemi embedded, quindi non si è privilegiata la velocità di esecuzione, ma la compattezza del codice. Inoltre sono state introdotte molte delle opzioni che ci sono nei programmi originali, ma non tutte. Quelle che non usa quasi nessuno non sono state messe, o magari ci sono ma sono disattivabili, perché in BusyBox posso attivare o disattivare ogni singolo componente, ogni singolo programma che c'è al suo interno. Quindi BusyBox è un componente quasi
presenti quasi dappertutto nei sistemi embedded, perché mi toglie tanto lavoro e mi dà anche la possibilità di risparmiare spazio. Ultimo componente è il kernel, vi spiego anche un po' meglio che cos'è, adesso è il nocciolo del sistema operativo e c'è una netta divisione fra il kernel e tutto ciò che sta sopra, perché il kernel è quel componente che è responsabile di gestire tutte le risorse hardware, ha accesso a tutti i registri del processore, ha accesso a tutta la memoria, a tutte le periferiche, a tutto quanto. Quindi è in grado di fare tante cose, di fornire tanti servizi poi a chi sta sopra. Invece chi sta sopra, dalla libreria C in su, tutto il resto, non ha accesso all'hardware. Per accedere all'hardware in qualsiasi modo deve sempre passare per il kernel. Quindi capite che il kernel è un elemento molto importante. Quantitativamente, in percentuale su tutto lo spazio che ho sul mio dispositivo di storage, magari è piccolo, però è particolarmente critico. Inoltre, siccome gestisce tutte le risorse hardware, contiene i cosiddetti device driver. Un device driver è quel pezzetto di software che permette a un pezzo di hardware di funzionare. Il kernel è mostruosamente configurabile, potete attivare e disattivare una marea di opzioni di device driver e di varie funzionalità in modo da personalizzarlo sulle vostre esigenze. Allora adesso spero che riusciate a sentirmi. Mi sentite? Okay. Vi faccio voglio farvi vedere dal vivo che cosa significa configurabilità del kernel. Allora, se io guardo il sistema operativo del mio PC, che è Ubuntu, in questa directory Ubuntu trovo kernel che sta girando in questo momento sul mio computer, ed è questo qui, è grande 5,6 megabyte. Ma non è tutto, perché nel kernel di Linux ho la possibilità anche di estrarre una serie di parti sotto forma di moduli che vengono caricati solo quando serve, e questi li trovo in questa directory. Eccoli qua, i moduli installati dalla mia distribuzione sul mio sistema operativo ammontano a 185 MB. Quindi sommati con i 5,6 fanno circa 190 MB per il kernel. Vi ho detto che il router ADSL medio ha sui 16 MB di memoria totale per memorizzare le sue informazioni, quindi è evidente che non posso metterci questo kernel. Questo kernel è fatto per un PC dove io voglio che quando inserisco una qualsiasi periferica questa funzioni subito. Per questo ci sono dentro praticamente tutti i driver possibili, tutti i driver implementati nel sistema operativo, e per questo occupa così tanto. Adesso vediamo invece cosa succede. Vediamo cosa succede quando voglio avere un kernel ridotto all'osso. Allora, vado nel directory con i sorgenti del kernel e riuscite a vederla in fondo? Con il comando make or no config, il sistema di configurazione del kernel carica una configurazione che disabilita tutto ciò che è opzionale, quindi solo il minimo indispensabile. Adesso lo facciamo compilare e poi vedremo il risultato. Questo il kernel che viene compilato adesso, avendo disabilitato praticamente tutto, è un kernel quasi inutile. Non contiene un device driver, quindi il mio dispositivo su cui lo dovessi mettere non riuscirà a fare quasi niente. Però ci dà la misura di qual è il minimo base da cui possiamo partire per costruire, per aggiungere, e anche qual è il minimo di storage che possiamo pensare di avere in un dispositivo per metterci sopra Linux. Eccolo qua, finito. E qui vediamo questa immagine Omega 2. Ora, al di là poi dei dettagli di come si può avere un'immagine compressa o non compressa e quant'altro, Omega 2 significa che sicuramente se io ho un dispositivo con meno di 2 mega di flash non ci faccio niente con Linux, è impossibile.
Tant'è come vi dicevo, gli oggetti più poveri di risorse, l'esempio è sempre quello dei router ADSL, solitamente hanno 8-16 MB di flash, quelli di minor costo. Ok, il secondo pezzo, la seconda difficoltà, diciamo, che incontriamo quando vogliamo lavorare su un sistema embedded è che la cross compilazione. Di cosa si tratta? Allora, questa qui è l'architettura di una CPU, di un microprocessore, non ve la spiego perché non voglio parlarvi di questo. Una CPU è un oggetto elettronico con delle istruzioni che entrano da sinistra, lui le esegue e butta fuori dei risultati da destra. Semplificando, una istruzione ha una faccia grosso modo tipo quella lì sotto, cioè sono un insieme di bit che poi quella cosa là sopra è in grado di decodificare. Perché vi dico questo? Perché in realtà nel mondo tecnologico esistono molte diverse tipi di CPU, si parla di architetture della CPU. L'architettura della CPU significa le istruzioni che è in grado di eseguire. Nei PC, praticamente tutti i PC, i server, eccetera, c'è una CPU x86, cioè che esegue istruzioni Intel, le istruzioni del set di istruzioni di Intel. Quindi possono essere CPU Intel oppure compatibili, però proprio perché sono compatibili le stesse istruzioni le posso eseguire su tutte queste macchine. Potrà essere più veloce o più lento eseguirle, ma funziona. Ecco perché il disco di Ubuntu, così come quello di Windows, lo posso mettere in qualsiasi PC e grosso modo funziona nello stesso modo da tutte le parti, perché il processore esegue le stesse istruzioni. Nei sistemi embedded non è così. Un processore Intel è molto potente, molto bello, ma è anche molto costoso e consuma una serie di altre cose, e quindi raramente nei sistemi embedded si utilizza una CPU che esegue istruzioni Intel. Al contrario, le architetture più diffuse sono ARM, MIPS e alcune altre. Questo cosa significa? Allora, significa che quando realizzo un sistema embedded, questo è il disegno di prima, l'ho un po' rimpicciolito e ne ho messo uno a fianco, devo tenere ben distinti due oggetti, il sistema embedded su cui sto lavorando e il PC su cui sviluppo, su cui lavoro, perché molti sistemi embedded non hanno assolutamente le risorse per poterli usare come sistema di sviluppo. Quindi, il sistema embedded esegue delle istruzioni, diciamo per esempio ARM. Invece il PC esegue le istruzioni x86, e questo significa che ho una difficoltà in più, perché se io vado sul mio PC e installo GCC, per esempio, un compilatore qualsiasi, questo compilatore è un programma che gira sulla mia macchina, quindi è un programma scritto con istruzioni Intel, e quello che fa è leggere un file, ad esempio fa il linguaggio C, e produrre un eseguibile. L'eseguibile che produce a sua volta contiene istruzioni Intel. Va benissimo finché lavoro sul computer, sul PC. In questo caso il compilatore e tutti gli strumenti accessori che gli vanno intorno viene detto toolchain nativa. Toolchain significa appunto compilatore più tutti i suoi accessori, semplificando un po'. Quella del PC è una toolchain nativa, cioè gira sul mio PC e produce dei programmi che girano sul mio PC, o compatibili ovviamente. Per un sistema embedded non x86, no? Che non esegue istruzioni Intel, serve quella che viene chiamata una cross toolchain, cioè non una toolchain nativa. È un programma, ad esempio in x86, perché il compilatore gira sul mio PC, quindi contiene istruzioni x86, però leggendo il file.c produce un programma che contiene istruzioni ARM e che quindi saranno eseguibili sul mio sistema embedded, ma non sul mio PC. Una toolchain in generale è un oggetto molto molto complesso, una cross toolchain ancora di più. Come posso procurarmi una cross toolchain? Grosso modo in ordine dal modo più complesso e più flessibile fino al più semplice.
posso costruirmela pezzo per pezzo, sono tutti pezzi open source, li scarico, picchio la testa, correggo problemi di compatibilità tra un pezzo e l'altro, lo posso fare, purtroppo però essendo così complesso richiede moltissimo tempo e devo sapere cosa sto facendo. Non lo consiglierei a nessuno, quantomeno per partire. Ci sono degli strumenti apposta come CrossTool NG che permettono di costruirmi una toolchain secondo le mie esigenze e lo fanno dandomi molte opzioni su come la voglio, quali componenti voglio, che tipo di ottimizzazione e soprattutto che caratteristiche ha l'hardware su cui dovrà girare poi i programmi. Questo strumento poi si porta via una grossa fetta delle complessità. Se però voglio partire ancora più soft, ci sono strumenti come Open Embedded, Buildroot e altri che servono per lavorare sui sistemi embedded, che tra le altre cose costruiscono anche una toolchain. Anche loro hanno un po' di opzioni configurabili, magari meno di CrossTool NG. Ultima opzione è semplicemente me ne scarico una già pronta. Devo trovarne una che vada bene per il mio processore, non va bene una a caso. E posso usarla abbastanza semplicemente. Vediamo un esempio. Qui c'è il classico programma Hello World, che è l'esempio più banale di programma C che possa esistere. Se io lo compilo con il compilatore della mia macchina, quindi il GCC installato di default su Ubuntu, che cosa succede? Che avrò un programma che si chiama Hello, lo lancio e funziona sulla mia macchina. Se io utilizzo il comando file, questo mi descrive che tipo di file è e mi dice che è un eseguibile x86-64, quindi eseguo istruzioni x86, in questo caso 64 bit, perché il sistema operativo è 64 bit. Ora vediamo invece con una cross-tool chain, ne ho scaricata una e l'ho scompattata in questa directory, quindi io posso lanciare il compilatore GCC della cross-tool chain dandogli poi le stesse opzioni di prima. Stesso file d'ingresso, stesso file di uscita, il risultato è che ho ancora un file hello, però non funziona. Quando cerco di lanciarlo mi viene un errore un po' strano che è dovuto al fatto che non contiene istruzioni per questa macchina, quindi questa macchina non può eseguirlo. Se guardo ancora con il comando file che tipo di programma è, vedo che è sempre un eseguibile, però non è più x86 ma è ARM, e quindi capisco anche come mai non funziona. Adesso veniamo all'ultima parte diciamo, di questa presentazione, che è un altro degli elementi difficili di come realizzare un sistema embedded. Vi ho detto che un sistema Linux in generale è composto da tanti pezzi, come minimo il kernel, la libreria C, qualche applicazione BusyBox praticamente sicuro, poi se volete che faccia anche qualcosa di utile a qualcuno dovrete metterci qualche applicativo, qualche programma, un media center, un navigatore satellitare e quant'altro. Quindi il fatto di avere tanti software esistenti open source o anche non open source sicuramente ci aiuta, possiamo comporre dei pezzi già esistenti, però dobbiamo innanzitutto trovarli, decidere qual è meglio per noi, perché ci sono tanti software che fanno più o meno la stessa cosa. E poi devo anche farli funzionare, devo metterli insieme e vediamo le difficoltà di questa operazione. Come abbiamo detto, il sistema standard per PC come Ubuntu, come Windows, eccetera, piuttosto che le app per Android, sono standard e possono girare su qualsiasi macchina a prescindere poi dai dettagli dell'hardware che c'è dentro. Perché? Perché oltre ad avere tutti lo stesso tipo di istruzioni, nel caso dei PC diciamo x86, hanno anche una serie di librerie e di funzioni e di servizi che sono presenti su tutte le macchine, di servizi per far comunicare tra loro i processi, per librerie di base con una serie di funzioni già implementate, eccetera. Quindi un applicativo può contare che su qualsiasi macchina girerà, che sia un server molto potente o un PC economico, avrà una serie di componenti di base già pronti. Questi componenti di base già pronti però hanno un costo, un peso.
Se installate una Ubuntu appena installata occupa, non so, penso un giga e passa di spazio. Una buona fetta di queste cose che vi trovate installate sono dei servizi, delle librerie di base che gli altri programmi poi si aspettano di trovare, e se li togliete qualcosa smette di funzionare. In un sistema embedded invece non ho l'esigenza di avere una cosa che funzioni in tutti i contesti, e quindi lo posso gestire diversamente. Innanzitutto sul sistema embedded probabilmente c'è dell'hardware in meno rispetto al PC, potrei non avere uno schermo, una tastiera, un mouse, un hard disk, una presa USB, un'uscita video e così via, e quindi posso togliere componenti, ma molto probabilmente c'è anche dell'hardware in più, cioè dell'hardware che normalmente non trovo sul PC. Come per esempio il lettore di schede del Bancomat, piuttosto che un telecomando per un media center e così via. Quindi cambiando molto l'hardware che c'è sotto non si può più dare per scontato niente, e quindi assieme con il fatto che poi probabilmente devo ritagliare il mio software per occupare meno risorse possibili, il risultato è che comincio ad eliminare cose, a non avere elementi che normalmente ho su un PC, e quindi gli applicativi che girano sul mio sistema embedded non possono dar per scontato di avere tutto a disposizione. Per cui tipicamente un sistema embedded, soprattutto quelli con risorse limitate, devono essere realizzati un po' su misura, scegliendo uno a uno i componenti, provandoli, vedendo se non vanno bene, magari sostituendoli, magari riscrivendone un pezzo e così via. Più devo andare a colmare un'esigenza molto specifica e più lavoro avrò da fare di affinamento. Ecco, poi i vari componenti che io mi devo scegliere, trovare, eccetera, facilmente vengono da fonti diverse, da siti diversi, sviluppati da soggetti diversi che lavorano in modo differente e così via. Per cui non si usano tutti nello stesso modo, ognuno ha le sue regole. Per cui ancora una volta ho tante possibilità se io voglio assemblare questi pezzi. Anche qui partiamo dalla più complessa, il fai da te. Me li scarico uno per uno, me li compi, guardo come si fa, vedo di capire come mai questo programma con quella libreria non funziona, provo la versione vecchia e così via. E ancora una volta, buona fortuna, è un po' come costruirsi una pulce, cioè è un lavoro molto, molto complesso e molto lungo. All'estremo opposto abbiamo le cosiddette distribuzioni embedded pronte, come MDebian per esempio, o Raspbian per Raspberry, eccetera. Questi non... per quanto girino su delle schede molto piccole in stile sistema embedded, sono però delle vere e proprie distribuzioni, quindi l'ambiente che vi danno è abbastanza simile a quello del PC. In compenso anche l'uso delle risorse è abbastanza simile, magari non vi richiede 1 o 2 giga di hard disk solo per un'installazione minima, magari vi chiede solo 3 o 400 mega, però nel router ADSL ad 8 mega non lo farete mai entrare. Ci sono delle vie di mezzo che ci aiutano molto, che sono i cosiddetti build system. Build root, open embed, open VRT, ne esistono parecchi. I primi due sono i più utilizzati. Questi che cosa fanno? Si occupano di raccogliere per voi tutti i componenti, compilarli e farli stare insieme. Allora, oggi vi accenno a build root, che è uno di questi strumenti, e si occupa di generare teoricamente fino a tutti i componenti che stanno in un sistema embedded, a partire dalla cross tool chain, che può compilare per conto suo oppure ne può usare un esistente. Il bootloader, non vi ho spiegato com'è, ma comunque un altro elemento fondamentale, il kernel, che è fondamentale come vi ho detto, e poi il root file system, cioè quell'insieme di file che costituiscono poi il vostro sistema finale, tutte le librerie, tutti i programmi applicativi, ma anche file di configurazione, eccetera. Build root contiene quelle che vengono dette ricette, una per ogni pacchetto, per ogni, diciamo, programma o libreria che è in grado di gestire, ce ne sono circa 1700, e quindi ha un parco di applicazioni già predisposte molto ampio. Infine vi crea
dei file immagine. Un file immagine è quella cosa, diciamo, detto anche firmware talvolta, è quella cosa che poi viene memorizzata dentro al dispositivo embedded. Molto spesso nel dispositivo embedded non avete un hard disk, avete delle memorie dette flash, che sono, funzionano in modo completamente diverso e quindi hanno bisogno di fare immagini particolari, diversi da quelli che si userebbero per PC. Un build system si occupa anche di produrvi queste immagini per portarvi il più possibile i pezzi già pronti da mettere nel sistema embedded. Buildroot si, diciamo, si divide in due parti, c'è un po' come il kernel, abbiamo una parte di configurazione e la parte di compilazione che adesso vi spiego. Quando lo usate, entrate in quella interfaccia là che assomiglia a quella del kernel perché è realizzata tramite lo stesso strumento e che vi permette di specificare una serie di informazioni riguardanti il vostro sistema embedded che lui deve andare a costruire. Quindi gli dovrete dire sicuramente l'architettura della CPU, se è ARM, se è x86, se è MIPS, eccetera, ma anche per ciascuna CPU ci sono molte varianti, quindi dovete dirgli anche qual è la variante che volete utilizzare e questo dipende dall'hardware su cui andate a lavorare. Gli dovete dire anche le caratteristiche della toolchain, della toolchain che volete che lui compili per voi, oppure dovete dirgli quale toolchain esterna esistente deve andare ad utilizzare. Poi la parte magari più vistosa è l'elenco di pacchetti che volete includere, quindi quali programmi, quali librerie volete che siano presenti nel vostro sistema, le attivate, per alcune di queste ci sono anche delle ulteriori opzioni, quindi gli dite quali programmi deve realizzare per voi. Poi il kernel, i tipi di file immagine da generare, ovvero il tipo di file che potete flashare, che potete scrivere in flash nel vostro dispositivo. Ad esempio, se dovete scrivere una flash tipo NOR, avete un certo tipo di immagine, se avete una SD, una micro SD, avete un altro tipo di immagine e così via. E poi tramite Buildroot potete anche accedere alla configurazione del kernel per specificare poi tutti i parametri che desiderate. Per un sistema embedded nel kernel sicuramente dovrete solitamente escludere molto di quello che c'è, soprattutto per quanto riguarda i device driver, includere solo i device driver di ciò che vi interessa, perché cioè ciò che è presente sull'elettronica del sistema embedded. Se poi ha una presa USB, dovrete anche dargli driver per i dispositivi USB che prevedete di collegare, ma mediamente arriverete a dimensioni molto più contenute rispetto a quelle di un PC. Allora, adesso vi faccio vedere la configurazione di Buildroot e parto dall'esempio di questa scheda, che è una scheda prodotta da Orimex, che diciamo assomiglia come concetto alla Raspberry o simili, è molto diversa, però si tratta sempre di schede adatte per fare prototipi, per hobby, e quindi è facile riuscire ad accedere a programmarci qualche cosa e anche ha una serie di contatti, di pin su cui riporta moltissimi contatti, ce ne sono, non so, penso un centinaio almeno, e quindi se volete realizzare un vostro dispositivo con una parte elettronica che non è presente sulla scheda, da un controllo motori a una sensoristica o quant'altro, potete collegarli come elettronica aggiuntiva. Allora, qui andiamo su Buildroot e anche qui abbiamo un sistema di configurazione simile a quello del kernel e sono presenti anche una serie di configurazioni già pronte in Buildroot che servono per partire più in fretta su certi tipi di schede. Quella scheda che ho qui davanti a me si chiama Orimex A20 Unixino Micro, quindi se io do il comando make spazio Orimex A20 Unixino Micro devconfig, lui carica la configurazione per far funzionare questa scheda. Si tratta di configurazioni minime, cioè che contengono il minimo indispensabile per far partire quella scheda. Non contengono altro semplicemente perché
poi ci potrei caricare di tutto e di più ed è impossibile sapere qual è la cosa più adatta da mettere. Quindi adesso entro nel menu di configurazione. Eccolo qui, come vedete è allo stesso stile di quello... in questo menu potete scegliere, come vi dicevo, le caratteristiche della CPU. Qui nella configurazione che abbiamo precaricato c'è scritto che è una CPU di tipo ARM, un Cortex A7 e così via, una serie di caratteristiche specifiche di quell'hardware. Poi abbiamo alcune opzioni che permettono di velocizzare la compilazione. In questa gli do la directory in cui memorizzare i pacchetti che andrà a scaricare, in modo che non vada a scaricare pacchetti che ha già scaricato, anche perché qua non sono connesso a internet. Come toolchain, per default lui qui propone una build toolchain compilata da build root toolchain, però sempre per questione di tempo preferisco fargli usare una toolchain esterna, e questa qui che c'è per default va bene, l'ho già scaricato quindi non dovrà scaricarla. Poi posso configurare una serie di opzioni per personalizzare il sistema, si va da cose banali come la scritta di benvenuto quando si accende la macchina fino a cose abbastanza importanti come la modalità in cui avviare i servizi all'inizio, però qui possiamo lasciare tutto com'è. Per il kernel qui c'è configurato un kernel che è stato testato su questa scheda, la versione 4.0.5, con il tipo di configurazione che deve utilizzare. E infine nel menu Target Packages posso scegliere quali pacchetti andare ad installare. Questo è un elenco di categorie di pacchetti, se scelgo per esempio pacchetti per il networking, vedo che ce n'è una lista piuttosto lunga. E così via, pacchetti per audio e video, anche qui ne ho diversi, eccetera. Quindi ho una serie di ricette già pronte per compilare vari pacchetti. Infine il tipo di immagine del file system da generare, siccome qui questa scheda funziona con una micro SD, mi serve un'immagine di tipo Extended 4, che è il formato più adatto in questo caso, e quindi è quello che è stato attivato. Scusa, sì? In questa fase già crea il GraphQBox, l'eseguibile del GraphQBox, allora, con i comandi che la c'è. Domanda è se La domanda è se in questa fase creo anche l'eseguibile di BusyBox. La risposta è sì, nell'elenco dei pacchetti il primo è BusyBox ed è quell'asterisco, i due trattini vuol dire che è selezionato e non è deselezionabile, perché per come è configurato il sistema in questo caso è indispensabile. A questo punto lancio la make, che diciamo la compilazione in realtà fa molto di più che compilare, se funziona. Oh mamma mia. Non ho saltato. Non avevo salvato, per cui cercava di compilare toolchain esterna e quindi di scaricarne i componenti. Allora, intanto che lui fa il suo lavoro, vi spiego che cosa fa. C'è necessità di aggiungere un eseguibile eseguito da me nel file dell'immagine? La domanda è se posso aggiungere un eseguibile scritto da me. Sì, è possibile. Build root, ovviamente, essendo un open source, posso modificare tutto quello che voglio, ma non solo è possibile, ma è anche pensato per farlo. Per aggiungere un pacchetto bisogna aggiungere un paio di file che gli dicono da dove scaricarlo, come compilarlo, e nei casi fortunati in cui il pacchetto ha un sistema di configurazione ben fatto, con poche righe dico a build root cosa deve fare per farmi funzionare quel pacchetto. Dopo, magari se c'è tempo, posso farvelo vedere. A questo punto ho build root mentre gira. Cosa sta facendo? Per ogni pacchetto, che cosa esegue tutti quei passi? Scarica i sorgenti,
a quello lì a destra è il grafico dei pacchetti che sta compilando in questo momento. Per ognuno di questi scarica i sorgenti da internet, in questo caso non li scarica perché ce li ho già scaricati io. Estrae il pacchetto compresso, applica eventuali patch, quando, cioè delle piccole modifiche ai sorgenti di quel pacchetto se sono necessarie perché ad esempio non cross compila correttamente. Poi configura il pacchetto, cioè dice al sistema di compilazione di quel pacchetto come deve compilarsi per questa macchina, magari attivando certe opzioni e disattivandone altre. Build, cioè compila la compilazione vera e propria, che poi di solito è quella che porta via più tempo, e install, cioè copia i file del pacchetto dentro alla directory quasi finale, che verrà poi usata per creare le immagini finali. Alla fine genera appunto le immagini del root file system, del kernel e di eventuali altri elementi necessari per la mia scheda. Allora, intanto che compila, vi posso far vedere un pacchetto per farvi dare un'idea di come faccio a dire a build root come compilare un pacchetto. Qui l'elenco dei pacchetti presenti in build root, scegliamo. Sceglieremo sì. Ok, questo è un esempio per il pacchetto et, è questo esempio diciamo di media complessità, non del tutto banale ma neanche troppo complesso. Gli devo dire la terza riga site, l'URL da cui scaricare i sorgenti, prima c'è la versione e il nome del file sorgente da scaricare, quindi questo è abbastanza banale. Poi ho una serie di opzioni che molto spesso non sono necessarie, sono necessarie per questo pacchetto perché ho qualche problema di compilazione o dipende, richiede che prima siano compilati altri pacchetti, quindi AT dependencies dice prima devi aver compilato quelle cose là per poi poter compilare questo. Poi mi dice la licenza di questo pacchetto in modo che io possa poi ottenere un report delle licenze che ho usato nel mio sistema, alcune opzioni di configurazione e poi il comando per installare uno script che poi farà partire questo perché è un servizio. Ecco, quindi con una, in questo caso abbiamo solo una ventina di righe di codice, riusciamo ad aggiungere un pacchetto. Invece in quest'altro file c'è quello che permette al pacchetto di essere visibile nel menu config che abbiamo visto prima. Adesso, quindi, intanto che finisce di compilare, produce delle immagini per questa scheda. Noi facciamo un piccolo viaggio nel futuro perché io ho già installato sulla scheda SD tutto necessario. Per installarlo c'è un file readme.txt che dice quali passi si eseguono per installarlo, sono 3-4 comandi da dare. E alla fine che cosa ottengo? Apro un emulatore di terminale connesso sulla linea seriale del dispositivo. La linea seriale è un po' la lingua franca dei sistemi embedded perché è un dispositivo molto semplice, quindi riesco a farlo funzionare su una CPU magari nuova dove USB e video sono ben di là dall'essere pronti per funzionare, però d'altro canto su una seriale posso già fare tante cose. Per esempio, accendendo la scheda, vedo che compaiono le scritte prima del bootloader che si occupa di caricare il kernel. Ora viene caricato il kernel, questo qui è il kernel che sta partendo, sta inizializzando tutte le periferiche e arriva al prompt. Quindi a questo punto posso accedere come utente root e per esempio guardare nel mio albero di directory. Ho un albero di directory simile a quello di un PC con tutte le directory di base. Se poi vado a guardare in user bin dove c'è la maggior parte degli eseguibili, vedo che ci sono tanti programmi già installati. In realtà questa cosa che vedo qui è un link simbolico, sta a significare che tutti questi programmi
in realtà sono implementati da Visibox, quindi quando lancio uno qualsiasi di essi viene sempre chiamato lo stesso eseguibile che poi capisce cosa deve eseguire. E quindi ho tutta una serie di comandi che chi è abituato ad usare la console per andare un pochino a basso livello in un sistema Linux è abituato ad avere, diversamente da quando lavoro su un firmware che magari è un ambiente un po' ristretto e non posso fare molte cose, qui se sono abituato a usare la console sul PC mi ritrovo molti degli stessi comandi e posso lavorare, posso iniziare a lavorare abbastanza rapidamente perché ho un sistema abbastanza uniforme. Il che, tornando un po' a quello che vi ho accennato all'inizio, di che cosa è il kernel alla fine è del sistema operativo, è quello che vi crea una sorta di strato di astrazione, per cui un programma applicativo non sa su che architettura sta girando, non sa, cioè, nel senso che il programmatore non programma il suo programma per funzionare su ARM o su x86, lo programma per funzionare e basta, usando le chiamate C normali. Dopodiché non sa nemmeno se per esempio c'è sotto un hard disk oppure una memoria flash. Il programma che cosa fa? Apre un file, scrive e chiude, e poi il sistema operativo sotto, il kernel in particolare, che in base al tipo di dispositivo montato eseguirà delle operazioni che sono totalmente diverse. Questo quindi vuol dire che io ho un ambiente di lavoro che, per quanto ristretto, per quanto ridotto eccetera, è in realtà comunque abbastanza simile a quello che trovo sul PC. Nel frattempo ha finito di compilare, ma noi abbiamo già visto il risultato. Ecco, è tutto. Se ci sono domande, sono qui.